Benvenuti a questa conferenza stampa pre-Udinese Brescia di Mister Igor Tudor. Partiamo subito con le vostre domande con il Gazzettino. Buongiorno mister, innanzitutto una domanda sulle condizioni, sulle reali condizioni di due elementi. Uno è che entrambi non hanno partecipato alla trasferta con l'Inter. Uno è Kong e uno che forse è il più indietro come brillantezza rispetto all'altro, che è Okaka. Come stanno? Sono della partita? Sì, sono allenati tutta la settimana e sono dentro nella rosa. Poi vediamo come utilizzarli perché, siccome vengono anche da un po' di problematiche, bisogna vedere molto bene. Siccome si gioca subito dopo 3 giorni e dopo 4 giorni, dopo 5 giorni, dopo Verona, bisogna vedere. Essere intelligenti, però è importante che loro ci sono. Messaggero Veneto. Buongiorno mister, sono qua, sì, ciao. E avevo solo una curiosità, insomma, volevo sapere se dopo aver parlato con De Paul di questo gesto, di questa situazione, come l'ha vissuta il ragazzo all'interno della settimana e se ti aspetti uno sconto anche sulla squalifica. Io sinceramente aspetto che si trovi una giornata, siccome è stata anche una provocazione da parte di giocatore prima e anche un fallo bruttissimo prima che poteva anche esserci un rosso di Barilla su di lui, più questi insulti che sono stati, diciamo che si può pensare che sono 3 giornate un po' esagerate. Ma con lui ho parlato, il ragazzo è dispiaciuto, è arrabbiato allo stesso modo con se stesso, perché è giusto così, no? Che uno comunque ha fatto un sbaglio grande. Siccome è un ragazzo intelligente, io sono sicuro che impara da questa roba qua e torna ancora più motivato e più voglioso di prima. Udi News. Buongiorno mister, tre le giornate di squalifica per De Paul, ma tre anche le partite ravvicinate che l'Udinese deve giocare. Volevo chiederle se nell'ottica proprio di queste gare ravvicinate sta pensando già ad alcune soluzioni anche in vista della prossima partita o se adesso c'è solo nella sua mente il Brescia. No, sono 3 partite importanti, avvicinate, sarà spazio per tutti. Noi comunque abbiamo utilizzato in queste 3 partite più di 20 giocatori finora. Io ho detto giocatori che sarà parte per tutti. Per me la cosa chiave è che squadra sta bene. Quello che conta, quello che ho visto questa settimana, mi dà sicurezze che noi faremo una buona partita, che squadra sarà, questo è chiave. Poi, come abbiamo già visto precedenti partite, partita si può anche decidere su dettagli, un rosso, un sbaglio, un arbitro qua. Queste sono le cose che noi non possiamo influire, però altre cose, presenza in campo, voglia di lottare, fase difensiva, voglia di giocare calcio, posizione giusta, corsa senza palla e tutte quelle robe là, penso che noi ci siamo e quello se tutto va bene ci basta, perché siamo una squadra con qualità, poi qualità di singoli escono sempre, sempre e decidono le partite. Ancora Udi News. Mister, ti chiediamo ancora su Rodrigo De Paul perché è il giocatore che ci mancherà del giocatore unico che tu hai nella rosa perché lui è molto bravo a trovarsi lo spazio nell'arco della partita, è capace di giocare a centrocampo, sull'esterno, quindi è chiaro che metteremo un altro giocatore al suo posto, però vedremo anche delle cose nuove perché perdiamo l'imprevedibilità di De Paul, però potremmo trovare qualcosa più offensivo nell'assetto tattico vero e proprio. No, questo vediamo, però, cioè, come ho detto, qua ro nella rosa c'è qualità, c'è opportunità per qualcun altro, come ha detto lei, anche voglia di dare di più di quelli che giocano. Cioè abbiamo fatto in passato ottime partite anche senza Rodrigo, io sono sicuro che succeda questo domani. Tutto Buongiorno Udinese, mister.
possibile magari un cambio di modulo magari più offensivo, perché comunque l'Udinese è costretta a fare la partita domani col Brescia. Modulo, io è sempre vecchia tema di sempre, modulo più offensivo difensivo non esiste. Allora c'è sempre numeri di giocatori nell'area di avversario e nell'area tua. Te puoi avere, metti i numeri che vuoi, se te quando c'è da tirare nell'area c'è due giocatori, non c'entra il sistema. Allora si tratta di voglia di andare a fare gol con giocatori che decide l'allenatore. Possono essere due, possono essere anche sei. Se te dici noi quando andiamo a fare gol andiamo con sei e quattro dietro pallone, è abbastanza offensivo il sesto sistema, puoi dire no, voi due quinti, tre dietro, due state avanti, andiamo con tre, giochi il stesso sistema. Allora è questa la risposta. Messaggero Veneto. Eccoci. Mi dici un po' come ti aspetti il Brescia, che Corini solitamente schiera anche con un trequartista, due punte, poi nella partita col Bologna ha dimostrato che uscendo De Sena ha pagato molto l'assenza di quel giocatore tra le linee. Pensi che confermerà questo tipo di assetto oppure sarà un po' più prudente? No, ma io sono andato a vedere da vivo partita quella, sono andato a vedere anche da vivo Verona. Sono tutte due partite che sono decise come nostra con cartellino rosso. Allora, fine rosso erano partite al pari, anche Verona, Brescia, qua, e poi con rosso è cambiata la partita, hanno vinto quell'altri. Una squadra ben organizzata, che si conoscono da un po', con un allenatore che conosce la squadra. E io aspetto, sono sempre partite difficili, anche se si gioca a casa, però sono soprattutto concentrato sulla nostra squadra di confermare questo che io ho visto queste tre partite. E andare più forte su tutto quello che è stato buono, ancora più forte, e quello è il mio obiettivo. Chiaramente abbiamo visto i pericoli, abbiamo preparato tutto quanto, però soprattutto noi. Udi News? Sempre rimanendo sul Brescia, mister, dal punto di vista invece del tipo di approccio che ci potrà essere alla partita, c'è stata una mezz'ora fa la conferenza del mister avversario che ha fatto capire che c'è un clima bello, bello acceso dalle parti di Brescia. Si aspetta un avversario arrabbiato, considerando che un po' come l'Udinese anche il Brescia arriva comunque da due sconfitte? Ma io quando sento uno aggasato alla squadra, uno motivato, ma non esiste al mondo che c'è uno più motivato di te, di me, di mia squadra, non esiste. Io qua butto premio, ma sono tutto parole, è tutto fumo, no? C'è settimana che c'è un attore che deve trasmettere quelle robe là, poi uno ti viene e dice ti do un milione se vinci, ma cosa ti cambia? Cioè io non credo. C'è mentalità di gruppo, si acquisisce durante settimane di lavoro. Se te non fai quello, poi ti viene e dice oh no, se vinci, questo è tutto fumo. Poi che loro vengono motivati, e come devono venire qua? Cioè che non ne frega niente, no? Loro vengono motivati, noi di più. Ecco. Altre domande? Senti mister, ultime due sconfitte immeritate a livello di gioco, sia col Parma che sicuramente Milano contro l'Inter sabato scorso. Adesso abbiamo tre gare molto delicate. Baratteresti delle partite meno brillanti ma con dei punti sicuri? Cioè, saresti disposto a giocare peggio ma a fare tre punti sicuramente? Punti li prendo sempre. Punti li prenderei sempre. Sempre, sempre. Però io comunque, come ho detto già tante volte, no? Se te vieni a giocatori e gli dici devi vincere questa partita, devi vincere, non ottieni niente, tanto lui lo sa. Allora te li devi dire il modo come deve vincere, te devi fare questo. Quando si perde palla aggrediamo là, quando lui la palla corri là, quando la prendiamo fai quello, calcio piazzato sta, e quello forte su quelle robe là, e rilasciare questa roba là, perché loro tutti ce l'hanno qua dietro, no? E questo io vedo
robe così, no? Tante volte, no? Devi vincere, devi, li metti pressione, arrivano là e non pensano come farla. Questo è un sbaglio che non bisogna fare. Gazzettino? Samir credo che rientri, perché l'altra volta è rimasto fuori, anche se ha poco fatto bene, ma a Milano ha fatto bene tutti, però Samir era in un momento buono, era un momento, era reduce da un viaggio lungo, era arrivato stanco, credo che adesso tornerà in campo, no? Sì, come dice lei, uguale, sono d'accordo.